Allora, mentre chiedo la bicicletta al palco a Beppe Giulietti, portavoce dell'articolo 21, e Carlo Verna, segretario del Musicrai, abbiamo detto qui stasera le ragioni dell'informazione, del pluralismo, della cultura, ci sentiamo di dire. C'è un giovane gruppo teatrale, Le Voci del Deserto, che in pochissimi minuti ci parlerà in un modo particolare di questioni di informazione. Grazie. Buonasera a tutti. Prestati nel Parlamento, ma laggiù nella galleria dei giornalisti risiede un quarto stato, molto più importante rispetto a tutti gli altri. Edmund Burke, riflessioni sulla rivoluzione francese 1790. Che cos'è questo paese? Un paese, sembra, senza verità, un paese che non ha bisogno di scrittori, che non ha bisogno di intellettuali, disperato, pieno di odio, nella disperazione e nell'odio propriamente spensierato, di un'insensata, sciocca vitalità. Tuttavia, sotto sotto, si scopre come nascosto, come clandestino, un paese serio, pensoso, preoccupato, spaventato, costretto a fare i conti con quell'altro paese, quello del potere, dei poteri. Quello che non vuole la verità, che non ci vuole e che ci costringe a quella che Moravia chiamava estraneità dolorosa. Leonardo Sciascia, 1978. È un aspetto questo dello strano mestiere di cronista che non cessa di affascinarmi e al tempo stesso di inquietarmi. I fatti non registrati non esistono. Quanti massacri, quanti terremoti avvengono nel mondo? Quante navi affondano, quanti vulcani esplodono e quanta gente viene perseguitata, torturata e uccisa. Eppure se non c'è qualcuno che mi raccoglie una testimonianza, che mi scrive, qualcuno che fa una foto o che mi lascia traccia in un libro, è come se questi fatti non fossero mai avvenuti. Sofferenze senza conseguenze, senza storia, perché la storia esiste solo se qualcuno la racconta. Ed è proprio l'idea che con ogni piccola descrizione di una cosa vista si possa lasciare un seme nel terreno della memoria a legarmi alla mia professione. Tiziano Terzani, un indovino mi disse 1995. L'imparzialità è la condizione sine qua non per una corretta informazione. L'obiettività è indispensabile, perché se manca la gente se ne accorge subito. La linea sarà quella di raccontare i fatti ed eventualmente, se ci sono, le versioni contrastanti su quei fatti. Saranno notiziari meno attenti a quel che si dice e molto più attenti a quel che accade. Un'informazione a 360 gradi. Noi non possiamo permetterci il lusso di scontentare nessuno dei nostri telespettatori. Silvio Berlusconi dalla Repubblica del 30 dicembre 1984. Ho fatto questo mio mestiere proprio come una missione religiosa, se vuoi, non cedendo a trappole facili. La più facile, se ne volevo parlare da tempo, è il potere. Perché il potere corrompe, il potere ti fagocita, il potere ti tira dentro di sé, capisci? Se ti metti accanto a un candidato alla presidenza in una campagna elettorale, se vai a cena con lui, parli con lui, diventi un suo scagnozzo, no? Un suo operatore. Non mi è mai piaciuto. Il mio spirito è sempre stato quello di stare lontano, proprio stare lontano, mentre oggi vedo tanti giovani che godono, che fioriscono all'idea di essere vicino al potere, di avere del suo potere, di andarci a cena quel potere, di andarci all'estero quel potere, per trovarne lusso, gloria, informazioni magari. Io questo non l'ho mai fatto. Lo puoi chiamare anche una forma di moralità. Ho sempre avuto questo senso d'orgoglio che io al potere del male di faccia lo guardavo e lo mandavo a fanculo. Aprivo la porta, ci mettevo il piede, entravo dentro, ma quando ero nella sua stanza, invece di compiacerlo, controllavo che cosa non andava, gli facevo le domande. Questo è il giornalismo. Tiziano Terzani, 2006. Significa qualcosa? Significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentirsi dire. George Orwell, prefazione alla Fattoria degli animali.